Francesco, lui, cosa dice questo Francesco, signore? Francesco, Marco, che cosa volete fare? Un disco, una stuzzo. Che cos'è un disco? C'è un disco, no? Noi facciamo questo disco. Il fucile spara perché non coglie la battuta. La matita si rifà la punta anche quando è caduta. Il fucile è fuori dal tempo come una crociata. La matita stretta tra le dita si fa una risata. Non eri tu che porgevi la guancia al nemico che l'ha schiaffeggiata. Che tristezza pensare a un dio come al capo di un'imboscata. Il fucile prega di notte mentre di giorno semi la morte. La matita non si inginocchia davanti a un dio con le gambe corte. Pascush è un disco da di viaggi alla Colombo, proprio di caravelle, ma siccome non so Colombo, è un disco di naufragi. Il primo naufrago sono io che approda su queste spiaggi. L'approdo è una spiaggia dove non si vede quello che c'è dentro, per cui man mano incontriamo gli altri naufraghi che sono tutti gli ospiti di questo disco, che sono persone diverse tra di loro, suonano strumenti diversi, parlano lingue diverse, ma e poi ci ritroviamo tutti. Ognuno di loro mette la sua spezia all'interno di questo disco. Stella cadente, scacciata dal cielo, senza preavviso, senza perché. Non fu un serpente avvolto ad un melo che si è preso gioco di te. C'è un naufragio che ci fa approdare vicino a un fiume dove conosciamo un grandissimo Angelo De Barre, un chitarrista straordinario, una persona per cui la musique c'est important, ma l'amitié c'est superbe, dice lui. E questo è l'impronta che lui dà al disco. Male che hai dato tutta te stessa, volevi farla sentire una star. Brillavi di luce riflessa, abbandonato sul fondo del mare. Graffi il tuo cielo all'estrema deriva, esprimi un sogno che affidi agli dèi. La sua voce roca che al cielo ruggiva, chiami nel buio chi è come lei. E poi c'è il fado del partigiano. Il fado del partigiano è una canzone che parla di carta costituzionale, però ne parla in maniera sarcastica, un po' anche delusa, amareggiata per come viene rimaneggiata, maltrattata, fatta a brandelli questa carta. Le note son rumore, i poeti sfolla gente tra smorfie di dolore, nei teatri della morte è di scena la paura. Un giullare entrato a corte ha bocciato la cultura. Nel fado abbiamo voluto anche omaggiare un'eccellenza italiana che Marco Poeta è venuto a trovarci dopo aver lavorato con Lucio Dalla, ha prestato tutta questa sua vita dedicata al fado, al nostro progetto, e quindi io ho incontrato i Re Magi, ecco. Io sono l'asinello che ha incontrato i Re Magi. Carta, baciamo le mani a chi ci fa un favore, carta che non lavora e che non fa l'amore, carta lettera morta, piange col cuore in mano, carta a memoria corta, fiore del partigiano. Le Berte siamo noi, perché siamo a largo, galleggiamo, cantiamo, critichiamo, diciamo cose su tutto quello che sta accadendo, su queste migrazioni infami. Siamo i proprietari del mondo che decidono dove le persone possono andare, di chi è l'acqua, di chi è l'aria, di chi è la terra. Su una barca in mezzo al mare, gli affanni alla deriva, tentò la sorte nel canale, col cuore in gola e i sogni nella stiva. È uno scoglio da cercare con i baffi di una triglia. Punto la mia buona stella mentre il sale imbianca le mie ciglia. La rotta in mezzo al mare nero trema di brividi la pelle. Nel cielo buio c'è un mistero, cerco un carro che mi guidi tra le stelle, come un canto di sirene, muto dentro una bottiglia, che ti canterà all'orecchio l'odissea di queste miglia. Cantano, le Berte cantano, cantano, le Berte cantano, cantano. Forni. No, devo dire una cosa su Forni.
Pippone è un artista pazzesco. E io lo conoscevo come cantautore, è una meraviglia perché è una persona che ascolta, assorbe ed entra in un progetto, non è come se entrasse in una casa rispettando, diciamo, l'arredo, ma cercando di armonizzarla, così è stato. Nell'abisso che ci chiama, mi concedi questo ballo, stringo forte la mia dama, un abbraccio di corallo, dove cadono le stelle e finiscono nel mare, troveremo una conchiglia dove ti potrò abbracciare. Tiro mare quanto è bello, spira tanto sentimento, ha già persa casa e viento, o sto abbasciato a abbracciare. La rabbia è un esercizio di autoanalisi. Che non ho capito quando credevo di cambiare il mondo, quando ho confuso posso e voglio, come accecato da un abbaglio, quando ridevo di un imbroglio davanti agli occhi di mio figlio, quando ho ferito nell'orgoglio ti accarezzavo con l'artiglio. Come un pugno nell'anima, la mia rabbia morde la felicità. La rabbia è in realtà è la cosa di cui ci nutriamo se non siamo attenti. È come quelli che mangiano al McDonald's, che mangiano le cose senza guardare. Perché non ho capito quando credevo di cambiare il mondo, quando ho confuso posso e voglio, come accecato da un abbaglio, quando ridevo di un imbroglio davanti agli occhi di mio figlio, quando ho ferito nell'orgoglio ti accarezzavo con l'artiglio. Come un pugno nell'anima, la mia rabbia morde la felicità. Come un pugno nell'anima, la mia rabbia morde la felicità. L'età dell'innocenza è questo. Capire che c'è una generazione che si è appropriata dell'Italia a danno di tutte le altre, se ne fottono dei loro figli e dei loro nipoti, sono i padroni dell'Italia. E non è solo una questione di casta, è proprio una questione generazionale, non mollano. Alla ragazza giunta a fine mese, un grande vecchio si avvicinò. Le disse: sono il cavalier Cortese, che ne diresti di un giro di do? Le bisbigliò tesori nell'orecchio, coi sottotitoli di un altro show. Ti farò entrare dentro questo specchio se avrò le chiavi del tuo cavò. Persa nel buio, girovagava, terrorizzata dalla città. Disse ai gendarmi della volante: sono la nipote di Ali Baba. 17 anni, già una rapina. Il poliziotto la rimbrottò. Ne avevo molti di meno prima, quando facevo il giro di to. L'età dell'innocenza è una canzone che nasce per proseguire un discorso rispetto al caso di Stefano Cucchi. In nome della Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, si dichiara che un giovanotto è morto di vecchiaia dopo essere passato per vari apparati dello Stato. Nell'altra camera della questura, a cui nessuno telefonò, un prigioniero aveva paura che gli spettasse un giro di do. Fissò sgomento il suo carceriere, che gli truccava pure l'età. Paralizzato da quelle maniere, perdeva i sensi e l'identità. Penso un istante al suo sogno da geometra, mentre la pelle diventava blu. Al fuoco amico che lo spegneva disse: davvero sei proprio tu? Non ho parenti tra i principi azzurri, non son nipote di Ali Baba. Io ho scelto solo il percorso sbagliato per arrivare alla felicità. Felicità. E rivoluzione è il tema di... è il tema dei temi. Noi siamo il popolo che guarda i tedeschi che abbracciano i migranti, e lo stesso che guarda i migranti affondare nel proprio mare e morire. E quindi la rivoluzione è la rivoluzione nostra, quella fatta con facendo le barricate con i mobili degli altri. Scalzato da frustate di scirocco, sceglie la carta con la luna nera. L'aguzzino col turbante da sceicco urla alla folla: maledetta primavera. Quando soffia il vento della libertà, non ci sono calcoli né mezze stagioni. L'autunno caldo ha già travolto Ali Baba, ma restano sempre 40 ladroni. Mi
spiega qual è la tecnica che si adopera per suonare questi piatti qua. Sempre quello che diceva il maestro di banda. Sì, ma è facile, cioè suonare male, fondamentalmente suonare di male. Allora, normalmente si suona così il clarinetto, no? Per suonare quella roba lì, va suonato così. Spiegata così. E questa è la musica balcanica, cioè spiegata in maniera seria ed empirica, eh? Sì, proprio. Senza compromessi. Il tenore col gheggiobello di petto, quando vide i panettieri superare, saltò la cena e si buttò nel letto, cercava solo un posto per sognare. Piazze blindate, zona rossa, manganelli, banchi e cassonetti, fuga di cervelli, lacrime, sangue, pecora, leone, muscoli, pancia, rivoluzione! Meglio Solis è una canzone di sofferenza, proprio una canzone che ho scritto come uno sfogo da una sofferenza, invece di piangere, di menarmi e di andarmi a lamentare con gli amici nel bar, ho scritto Meglio Solis. Che ne sai tu della passione e dell'abisso della sua gabbia? Scalare invano in cerca di attenzione, spostando dune della stessa sabbia. Che ne sai tu di una canzone, di quel messaggio nella bottiglia, scagliata in mezzo a un mare di persone, muta tra i frutti della guerriglia. Scava tra le dita un solco il filo a cui si è appeso, scorre morso a strappi come fosse un pesce grosso. Solo pure lui, e neanche il mare lo ha difeso, mentre tutto il mondo gli cadeva addosso. Il titolo è Meglio Solis perché sono in camera, ma meglio coi Solis String Quartet che da Solis. Ma l'accompagnati se non l'ho detto, ma comunque. Bacio è una reazione, l'idea che qualcuno che sta così al vertice della scala gerarchica come Putin potesse occuparsi di vietare, non dico un diritto perché quelli così nemmeno lo capiscono che cos'è un diritto, ma vietare un bacio è una cosa, è come vietare, come far pagare l'aria. Perché un bacio ti premia di sera, è un regalo davanti a un portone, ma la vedi la gente, si bacia e diventa persona. Ma se basta un cuscino su un trono perché un nano diventi un gigante, e pensare che vietando un bacio si senta importante per strappare alla pancia del mondo la risata feroce di un voto, un bisogno d'amore umiliato si lancia nel vuoto. Ma se un bacio piccolissimo, che si scambiano le stelle, che l'amore non ha genere né colore della pelle, ma se un bacio piccolissimo ti dà i brividi ogni volta, che l'amore non si giudica, scoppia come una rivolta. Io ho incontrato sul percorso, andando a vedere un concerto, questo gruppo di meravigliosi ukulelisti, i Sinfoni con Ululu. C'erano tante cose belle, intanto erano di Livorno e poi sono leggeri e fanno vento, fanno aria, muovono l'aria. Musica nel tuono è una lacrima che brilla, è una spina nel tuo fianco, nel tuo trono che vacilla. Lulù in realtà è una favola, è una favola che racconta qualcosa che secondo me ci appartiene. C'era una volta Lulù ciocche d'oro, i suoi occhi brillavano verdi al tramonto, il cielo arrossì di vergogna e il sole scomparve temendo il confronto. Portava in grembo un segreto, troppo ingombrante il suo destino. Trovò la forza di un uomo senza avere un uomo vicino. Non quell'amore
di botte e bottiglie, poco padre perché troppo figlio, la prese a calci nel sonno, poi disse scusa, è stato uno sbaglio. Per me, maschio, in una famiglia di quattro maschi, il linguaggio femminile è già una scoperta, no? Il linguaggio femminile di una vittima di un femminicidio è un triplo salto mortale, è una cosa con la quale fare i conti. E Lulu mi è servita a iniziare a fare i conti con questa parte. Lulu Ciocche d'Oro, punita dal cielo, per quanto era bella, è così, nasce il sole ogni volta che muore una stella. Paese che pensa al super velocissimo supersonico treno Torino-Lione, prima il treno che importa da Catanzaro a Roma me lo deve dare. Giù nella valle c'è un filo d'erba, porge la guancia al vento, schiva gli schiaffi, cade per terra e si rialza contento. Passa un anfibio che lo calpesta, lui si tuffa nel fango, scala i tralicci, sbatte la testa e grida forte rimango. Insomma, se tutti quanti si rivoltano, sta gente si fa arrestare, la cosa stiamo lì a sentire. E poi quando si fa una cosa contro tutti, almeno bisogna essere, no? Super impeccabili, no? Affidare le cose a una banda di lestofanti, diciamo, no? Un girone dell'inferno che si occupa di trivellare le. Crivellare le montagne. A cosa serve un treno supersonico? Ci porta in fretta via dalla felicità, cantando a squarciagola per difenderci da questo eccesso di velocità. A cosa serve un treno supersonico? Viaggiare dentro un missile dal monito. La velocità strapazza i boschi, frusta i fiori e le città. È un gioco che hai barato. Sul disco ci sono, sulla copertina del disco ci sono queste corna, sono un richiamo alle corna di Pino fatte sulla copertina di Show, perché è stato un artista che mi ha avvicinato alla musica, a un modo di fare musica di qualità e mi ha fatto innamorare della musica. E questo tributo l'abbiamo fatto anche durante il concerto di presentazione dell'album in auditorium con Hawa Lee, che è un'artista straordinaria. Mi sembrava che, dovendo dedicare un tributo a Pino, avesse un significato particolare fare con lei questo pezzo che facevamo sempre nella versione di Marisa Monge, che è Ben chi se chi. Sabina, e o que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, e a vida esquecer, porque eu. O meu desejo é meu melhor prazer. O meu destino correr sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar. Mas allora se pudesse far che la cama vena i tappici a seccare, ma poi non va la pena, allora io si potesse fare. A cammino mi aiuta in mono steva ca, mannaggia a me quando sono asciutto.
qualche volta mi sembra quasi di essere la lavatrice del telegiornale, no? Nel senso di le cose che assorbo sono talmente brutte che non mi piace che la vita sia così brutta. Cerco di addolcirle con lo strumento che ho a disposizione, la chitarra, la canzone, la forma, cerco di forgiarle, di renderle quasi accettabili. Gli abitanti della città di Brahma, messi alle strette tra effimero e virtù, abbagliati dalla luce dello schermo, accettarono la vita in schiavitù. Nutriti dai riflessi degli specchi, saziati della loro vanità, pensando per non diventare vecchi, faremo a meno di tempo e verità. Non serve il tempo nella città di Brahma, non c'è domani e non c'è nemmeno ieri. La vita non si snoda in una trama, il prima è l'illusione dei piaceri. I musicisti della. La canzone c'ha pietà, ha pietà di noi. Potevo anche non farle per avere più pietà di voi, però le ho fatte perché ho bisogno di una pietà per me. I musicisti della. Era la fine delle trasmissioni. Rimasero una troia e quattro prezzi e un professore che spiegava le equazioni. I musicisti della. Grazie a tutti. Marco Rinalduzzi, chitarra elettrica. Prego a tutti. Marco Monaco, batteria. E elettrica anche. Giulio Ciani, basso elettrico, per una volta è contrabbasso. Francesco Forni, chitarra acustica. Simone Magliozzi, chitarra Magliusci. Alessandro Vece, violino. Manusci. Elettrico anche questo. Gian Piero Lo Piccolo, al mirino, clarino. Carmine Ioanna, che si sta andando a comprare la cravatta, alla fisarmonica. Qui giacciono le spoglie umane e mortali di Mario Dovinola, che suonerebbe il piano.